il più veloce in... Ale Pippo! Pippo, avvio! Io molto molto... Mamma e papà Guerciotti, è l'ultima prova in programma per quanto riguarda questa giornata. Intanto in partenza c'è stato un problema per Reculò, l'atleta francese. Sono costretto ad inseguire in dalle primissime battute. Leone al comando, Giolina in seconda posizione, Fontana che sta rinvenendo. Vedremo ora cosa accadrà al momento del passaggio sul rettilineo opposto a quello d'arrivo, appunto con, abbiamo detto, Samuele Leone classe 2001 al comando, un under 23, Leolin rimane incollato alla sua ruota, il portacolori della Beltrami PSA Tre Colli. Nanno! Andiamo, con il passaggio Leone sta facendo l'andatura, Giolin è in seconda posizione, quindi troviamo Nicolas Samparisi, c'è il passaggio per Fontana, il transito di Pavan, via via tutti gli altri, e proprio alla ruota di Nicolas Samparisi, quindi c'è lo consolo, c'è il passaggio per Pavan, transita anche Ferri, questo è il gruppetto di testa inseguito ora da Dorigoni, Dorigoni era il più immediato inseguitore, siamo di fatto all'inizio del secondo giro e quindi Samuele Leone. Dai Marco, dai, dai, dai! Grazie.
Dai, 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 dai! Categoria degli under 23, Riccardo Di Leone, 13 secondi, quindi abbiamo... Dai, Sam, dai. Seconda giornata per quanto riguarda questa del trofeo Città di Cremona Memorial Edoardo Bacina e Claudia Baraldi. Memorial Club e Papà Guerciotti. Corso di svolgimento, intanto c'è Dorigoni che sta per, anzi, aggancia in ante Samuele Leone. 19 secondi, l'ultimo aggiornamento cronometrico, ma alle spalle di Fontana sta accadendo qualcosa. Abbiamo visto Dorigoni raggiungere Leone, Fontana è solo al comando e c'è proprio in questo istante l'avvicendamento per quanto riguarda la seconda posizione, con Jacopo Dorigoni che passa al secondo posto. Leone tenta di rimanere agganciato. Dai Marco, vai Marco! Passaggio in zona traguardo. La campione d'Italia, ora Filippo Fontana che è solo al comando, ma staremo a vedere cosa accade alle spalle del portacolori dei carabinieri. Fontana sempre solo in testa, 19 secondi dall'ultimo aggiornamento cronometrico per quanto riguarda il ritardo di Dorigoni che sta pedalando in compagnia di Leone con... e non cade avanti la situazione, sono sempre 19 i secondi a dividere la testa della corsa dai due più immediati inseguitori. Giri alla conclusione, non ci resta che attendere ora il passaggio della coppia. 19 secondi, Dorigoni ha transitato in seconda posizione seguito da Leone, mancano 6 giri al termine. Parisi, e quindi Parisi che
cerca di dare ulteriore vigore al terzetto che sta inseguendo, mentre là davanti c'è sempre appunto Filippo Fontana. La situazione per quanto riguarda il vantaggio del Castello d'Italia nei confronti dei due più immediati inseguitori, vale a dire Leone Dorigoni. Il vantaggio di Fontana nei confronti dei due più immediati inseguitori, almeno per il momento, per quanto riguarda appunto le prime posizioni di questa 43esima edizione del Gran Premio Mamma e Papà Guerzoni. Non c'è che presente, quello è l'altro. Arriva di catti lì e bravo. Con Fontana che va ad imboccare il rettilineo proprio di fronte al traguardo, si alza sui pedali per rilanciare. Di sera che senso? La gente si viene ad allenare qua. Il prossimo anno tu devi fare? Prendiamo tutto da qua adesso. Per quanto riguarda il recupero di Dorigoni, Dorigoni che in precedenza pedalava in compagnia di Leone, Dorigoni che ora è solo a seguire il leader indiscusso, almeno fino a questo momento, di questa edizione del Gran Premio Mamma e Papà Guerzoni, vale a dire in Castello d'Italia, Filippo Fontana. Marco perso un po' adesso, i Tapparini pedalano con 1.05, qui sta andando fortissimo, è attaccato questo Bertolini, la gara rimane intanto in forza, il cartello che indica 5 giri la conclusione per i concorrenti che stanno transitando sulla rete, è lui no? Marco, dai Marco, prendi fiato e poi gli torni sotto, dai Sportivo Carabinieri, Olimpia Vittoria, Filippo Fontana, Dorigoni è sempre solitario di Cina. Guarda da qua Marco, poi anche tifo anche per lui. Non è. Fatto degli ostacoli per il tricolore, per il leader della corsa, Filippo Fontana.
passaggio dell'avvento della corsa, Filippo Fontana si sta avviando verso la conclusione anche di questa quinta tornata. Due li prendi ancora, dai! Stiamo entrando al prossimo passaggio, mancheranno quattro all'arrivo. Quattro tornate alla conclusione di Gran Premio Fabio e Papa Guerciotti. Ma questo è già qua? Il primo. Ah. Primo c'è il campione italiano. Quello indietro, questo ragazzo qua? Sì, questo è indietro. Come mai? Di solito non è. No. Come mai? Cosa è successo? Fleur era nei primi anche. È successo qualcosa. Infatti, dai, come si chiama lui? Questo si chiama Samuele? Alla conclusione. Dai Samuele, dai! Ormai di fatto entrati in quelle che sono le fasi conclusive del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti edizione 2023, con Filippo Fontana al comando, Jacopo Rigoni in seconda posizione, si sta avvicinando verso il transito in zona traguardo, eccolo, con 30 secondi di ritardo, 30 secondi di ritardo di Rigoni, quando arriva il termine, 30 secondi. Ecco Leone, intanto il portacolori della Sella Italia, Guerciotti Elite, a 40 secondi. Eccola, sta arrivando lui già! Sì, sta girando ad una velocità. Figa! Accipicchia! Dai, 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 dai! Dai, dai, Fontana, dai! A parte lui molto avanti del fronte degli altri. La maglia gli ha dato dei secondi di convinzione. Guarda se arriva già il terzo. Ma perché non c'è la mia preferito? Dai, 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 dai! Marco, dai, 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 Marco! Dai, dai! Dai!
dai. Dai, dan dai. Arrivo il dominatore assoluto di questa 43esima edizione del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti e campione d'Italia Filippo Fontana. Bravo! Filippo Fontana è il vincitore del Guerciotti 2023. È una posizione già vinto, questa gara va a chiudere al secondo posto Jacob Dorigoni, secondo a Cremona, seconda posizione nei Guerciotti per Jacob Dorigoni e non ci resta ora che attendere l'arrivo per il terzo classificato, un portacolori della società 23, è il migliore tra gli under 23, chiude al terzo posto il Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti, Samuele Leone. Bravo Samuele, bravo! Una qualche istante, azione. Dorme. Vediamo, ci ha raggiunto anche Cristiano Colleoni per quanto riguarda la cerimonia di premiazione e possiamo dare inizio. Samuele Leone ci raggiunge intanto anche Fulvio Ferraboli che è presidente del Velo Club Cremonese. Samuele Leone riceve la medaglia da Cordiano Dagnoni che è il presidente della Federazione Ciclistica Italiana in seconda posizione. Si classifica il portacolori della Torpado Factory Team Jacob Dorigoni. Dorigoni chiude al secondo posto il Guerciotti 2023, grande ciclocross a Cremona con i migliori interpreti di questa disciplina, ha ricevuto la medaglia da parte del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, vorremmo invitare anche Stefano Pedrinazzi al palco per la premiazione. Vince la 43esima edizione del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti il campione d'Italia Filippo Fontana. Bravo, bravissimo Filippo Fontana, riceve la medaglia dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, i fiori sono consegnati dal dottor Luca Zanacchi, assessore allo sport della città di Cremona, e c'è la consegna dello spumante da parte di Alessandro Guerciotti ed eccoci con il podio, con le autorità, con questi tre corridori, ricordiamo in prima posizione il campione d'Italia Filippo Fontana, al secondo posto Jacob Dorigoni, terzo Samuele Leone e siamo pronti a festeggiare quello che ancora una volta è stata una grande edizione di questa prova, la prova open che va a caratterizzare, che fa chiudere così il programma sulla giornata inaugurale di questa due giorni appunto dedicata al ciclocross qui a Cremona. Filippo Fontana in maglia tricolore domina il Memorial Mamma e Papà Guerciotti 2023, lo ricordiamo, ha presieduto Jacob Dorigoni e Samuele Leone e si può festeggiare ora, si festeggia a Cremona il podio del Memorial Mamma e Papà Guerciotti 2023. Con questa premiazione è tutto per quanto riguarda questa giornata, l'appuntamento lo ricordiamo a tutti gli appassionati di ciclocross per domani a partire dalle ore